Gentili signore e signori, un cordiale buonasera. Buonasera Gigi Sgarbozza. Buonasera a tutti. Settimana internazionale Coppi e Bartali, partenza quest'oggi, l'arrivo a domenica, una bella gara internazionale, una gara con tanti nomi importanti. Ci sono ben tre vincitori di Giri d'Italia come Ivan Basso, come Stefano Garzelli e come Damiano Cunego presenti al via. Con le immagini Gigi, siamo a Gatteo Mare, la prima tappa è divisa in due semitappe. Questa del mattino con una tappa in linea di 99 km e poi nel pomeriggio ci sarà una cronometro a squadre anomala, ma dopo quando la vedremo vi spiegheremo anche il perché. Intanto le operazioni di foglio firme a Gatteo. Sì, infatti è proprio così. Andrea, la prima semitappa, chilometri 99.500 metri, presenta due gran premi della montagna, uno abbastanza insidioso, posto a 35 km dall'arrivo, località Massa Manente, altitudine 490 metri, 4 km di salita, pendenza 7%, ma chiaramente mancano 35 km all'arrivo, c'è il tempo per recuperare da parte dei velocisti che si staccano, anche se i velocisti sono pochissimi perché soltanto questa prima semitappa è adatta alle caratteristiche dei velocisti. I velocisti in gara: Ferrari, Mattia Gavazzi, Felline, Merlo e Bazzana. E quindi staremo a vedere come si svilupperà questa prima semitappa. Intanto alla firma la CCC Polsat, una delle tante squadre che vengono oltre confine, anche se uno degli alfieri di questa squadra è Davide Rebellin. Settimana Coppi e Bartali con la foto storica dello scambio di borraccia tra i due campionissimi. Intanto proseguono le immagini con i giovani della Katiuscia. Tra l'altro tra questi giovani è presente il campione del mondo Under 23 a cronometro, Vorobiev. Katiuscia con una squadra giovane, Cannondel con una squadra invece molto esperta. Abbiamo detto la presenza di Ivan Basso, e Ivan Basso ha come suoi alfieri Moreno Moser e Caruso, quindi una squadra al top per la Cannondel, come una squadra al top anche per la Lampre Merida. Intanto abbiamo visto la firma, i corridori della squadra più parlata del momento, ovvero la squadra africana della Quebeca, che ha visto Čolek vincere il Milano Sanremo, una grande sorpresa. Questo ciclismo sempre più mondiale, sempre più internazionale. Sì, è proprio così. Čolek è stata una grandissima sorpresa. Basti pensare che in sei anni di professionismo non aveva mai vinto una grande classica, ha vinto soltanto da professionista una delle corse più importanti, una tappa della Vuelta, ma ricordiamo che è stato campione mondiale Under 23, un corridore sempre piazzato. Quest'anno con questa nuova squadra è diventato il capitano e sta facendo vedere la sua grandezza, perché ha vinto una grande Sanremo. Chiaramente l'ha persa Sagan, il più forte in gara, ma è stato troppo generoso, e quindi per vincere una Sanremo secondo me bisogna anche saper rischiare di perderla. Vini Fantini, Selle Italia alla firma. Prima abbiamo visto le immagini della Cannondale, ecco Proni sorridente, lo vediamo con la nostra telecamera di ripresa che va a indugiare sulle firme. Anche la Vini Fantini ha una bella formazione, Stefano Garzelli, poi non solo lui ma un Sant'Ambrogio che ha fatto un inizio di stagione straordinario, Matteo Rabottini, l'ultima maglia di miglior scalatore al Giro d'Italia, con Sant'Ambrogio proprio inquadrato in questo momento. Buona la Sanremo per lui, anche se ha patito tantissimo il freddo, ma soprattutto una gran bella Coppi e Bartali, oltre agli altri piazzamenti in gare minori. Quindi un Vini Fantini da combattimento, come lo è sempre la squadra di Luca Scinto. Sì, direi che la grandissima rivelazione di questo inizio di stagione, Mauro Sant'Ambrogio, veramente con una grande sorpresa al secondo posto nella tappa della Tirreno Adriatico, arrivo in salita a Prati di Dio, un corridore fortissimo, sempre piazzato, lo ritengo uno dei grandi favoriti per la classifica finale insieme ai tre della Cannondale, ma penso che soprattutto la Cannondale punta forte su Moreno Moser, l'astro nascente del ciclismo italiano, insieme alla Lampre Merida, che presenta altri due grandi favoriti, Ulissi e Cunego. Intanto questa è la planimetria con i due gran premi della montagna lontani dal traguardo. Intanto passeggiano nei chilometri di trasferimento i corridori, abbiamo visto Garzelli e Ivan Basso fianco a fianco. Questa è la planimetria, praticamente siamo in Romagna, Gatteo la partenza, Gatteo l'arrivo, e poi ci sono questi circuiti, quello più grande che porterà nell'entroterra e porterà i corridori ad effettuare proprio i due gran premi della montagna, mentre all'inizio della tappa si starà più vicino al mare, quindi
passaggi con, anche attraverso Gatteo Mare. Ricordiamo Gatteo è un comune in Romagna di 9.300 abitanti, quattro frazioni, Gatteo Mare, Gatteo è il comune principale, poi c'è Sant'Angelo che è famoso per aver dato i natali a Manuel Belletti, che proprio vinse qua una tappa del Giro d'Italia e con grande gioia sua e della sua squadra di allora, la Colnago, e poi c'è la quarta frazione che è Fiumicino. Sì, tanto una giornata gradevole oggi, la temperatura alla partenza della prima semitappa 15 gradi dopo il grande freddo della Milano-Sanremo, veramente una giornata micidiale, oggi i corridori possono un po' essere un po' gioiosi, qui vediamo proprio il trasferimento che verrà data la partenza allo stabilimento della Sidermec di Pino Buda, uno degli sponsor più longevi del ciclismo, 32 anni sponsor del ciclismo. E intanto il sindaco in fascia tricolore e bandiera Schiatti sancisce il via di questa prima semitappa. Ivan Basso in prima fila, lo vediamo e vedremo se ci saranno, come spesso accade, subito tentativi per andare in fuga. Dicevamo di Sant'Angelo che ha dato i natali a Manuel Belletti, naturalmente il più famoso è secondo Casadei, infatti proprio lì è nato il ballo liscio, la musica del liscio e Romagna Mia è proprio nato a Gatteo. Intanto con le immagini abbiamo fatto un breve salto temporale perché con la regia di Pietro Sollecchia siamo andati su Alessandro Mazzi, questo ragazzo al primo anno da professionista, anche se è del 1987, e lui che ha preso il largo, e quindi andiamo a dirvi cosa è successo nel tratti in cui non abbiamo visto le immagini. Prima c'è stato un tentativo di fuga da parte di un gruppo di corridori subito, con questi otto corridori che sono stati ripresi dopo 9 chilometri, troppo numerosa la fuga, il gruppo non si è fidato a lasciarla andare, mentre invece quando c'è stato il chilometro 22 il tentativo solitario di Mazzi, il gruppo si è rialzato e ha lasciato prendere spazio a questo corridore che adesso ha un vantaggio di oltre 4 minuti nei confronti del gruppo. Bella carriera da dilettante da parte di Mazzi, proviene dalla Petroli Firenze, la squadra di Daniele Tortoli, le vittorie più importanti sono state la Vicenza Bionde e la piccola Sanremo. Eccolo qua, certo un sforzo solitario con un gruppo che va al tuo inseguimento, non è facile, però ricordiamo la tappa di oggi è corta, 99 chilometri, una semitappa in effetti, e quindi tutto può succedere nel ciclismo, l'abbiamo visto proprio di recente con il giovane lussemburghese che al Gran Premio Nobili ha fatto un'impresa straordinaria. E qua il gruppo che ancora sta lasciando spazio a Mazzi, vedete come è disposto per tutta la carreggiata stradale, un'andatura che si potrebbe definire turistica in questo momento, proprio perché la fuga solitaria non spaventa. E qua siamo in salita. Sì, siamo al primo Gran Premio della Montagna della giornata, altitudine 460 metri, il vantaggio di Mazzi è ancora abbastanza sostanzioso, è di circa 4 minuti e 30 secondi, mancano circa 43 km all'arrivo, qualche possibilità ce la potrebbe avere, ma è chiaro che i 35 km di discesa e pianura saranno micidiali per loro, perché già vedo dei movimenti in testa al gruppo, soprattutto da parte dell'Androni Giocattoli, la squadra di Gianni Savio. Intanto il cartello che segna 200 metri al passaggio a Sogliano al Rubicone rilancia l'azione Mazzi, siamo al chilometro quasi 54 di corsa, ricordiamo su un totale di 99,5, quindi a metà quasi della tappa, questo primo Gran Premio della Montagna per Mazzi, e adesso quando passerà in cima andremo a vedere il vantaggio nei confronti del gruppo, vantaggio nei confronti del gruppo che è stato massimo qualche chilometro fa, ovvero al chilometro 44 quando ha avuto un vantaggio superiore ai 5 minuti, 5,12, ecco che passa sotto lo striscione che segna il Gran Premio della Montagna Mazzi. Quindi vantaggio massimo al chilometro 44, 5 minuti e 12, naturalmente è importante alimentarsi, lo sta facendo adesso con un gel energetico, e qua il passaggio al gruppo, naturalmente è stato tagliato dal nostro regista. In seconda posizione Rosa, in terza posizione Monsalve, tutti e due dell'Androni Giocattoli. Qui siamo in vista dell'ultimo Gran Premio della Montagna della giornata. Gruppo compatto per il primo passaggio al Gran Premio di Sogliano in seguimento, con un vantaggio di 4 minuti e 25 secondi Mazzi, mentre invece qua siamo a Massa Manente al chilometro 64, ancora una volta va a transitare per primo solitario
il corridore Mazzi, e adesso andiamo a vedere il suo vantaggio sul gruppo, che naturalmente nei chilometri si è ridotto. Circa tre minuti si è ridotto, e adesso ci sono questi 7-8 chilometri di discesa, poi gli ultimi 25 completamente pianeggianti. Praticamente dal passaggio al GPM ad arrivare al traguardo c'erano 35 chilometri, guardate lo sforzo sul volto di Mazzi, naturalmente questo è il momento più difficile per lui, siamo negli ultimi chilometri, il gruppo è in forte, fortissima rimonta, e un po' ha giocato al gatto col topo con questo ragazzo che comunque si è ritagliato una bella pagina. Hai detto bene Andrea, c'è stato proprio a 17 chilometri dall'arrivo il suo vantaggio 1,20, ma il gruppo ha chiuso. Quindi siamo proprio nella parte finale più emozionante, sempre in testa tutta l'Antonini Giocattoli, chiaramente ha in squadra due velocisti, Mattia Gavazzi, vincitore dell'ultima tappa del Tour San Luis, un'Argentina in un grande ritorno di questo sfortunato ragazzo, e Fabio Fellini, un corridore veloce, e quindi la squadra è la più motivata a tirare, anche perché il velocista Ferrari è rimasto un po' staccato soprattutto nell'ultima salita, e quindi la Lampre, non vedo la Lampre che con Ferrari penso che sia il più velocista, più forte in gara, non sta lavorando per niente in questo momento. Pellizzotti alle sue spalle, riconosciamo Felline, e dietro Felline era riconoscibile il velocista principe di questa formazione Gavazzi, e poi qua inquadrato in questo momento Gil Martinez, che è lui che fa l'andatura per il gruppo, ma hanno lavorato anche Sella e ha lavorato anche Rubiano Chavez e Jairo Ermetti per l'inseguimento, quindi squadra di Gianni Savio che ha preso carico di andare a chiudere su questo ragazzo che si volta, perché è informato che il gruppo sopravanza e probabilmente da come si volta lo vede lo sta anche vicinissimo, lo sta proprio per vantaggio adesso di circa 20 secondi, comunque da ammirare perché una grandissima prestazione, una lunghissima fuga, un ragazzo con caratteristiche del passista, quindi sentiremo parlare ancora di questo ragazzo. Intanto qua con il giovane Rosa che si è messo in luce in questo inizio di stagione, tra l'altro di lui non si può sentir parlare che bene, perché è un ragazzo che ha iniziato a disputare le gare su strada solo l'anno scorso, lui veniva dalla mountain bike, naturalmente con la mountain bike o sei tra i primi al mondo oppure difficilmente riesce a campare, quindi amando lui andare in bicicletta, la bicicletta ha provato su strada con la Palazzago, l'anno scorso lui e Aru facevano una coppia straordinaria, e quest'anno un inizio che ha già messo in luce, miglior giovane al Giro del Mediterraneo, quanto sia bravo questo ragazzino Diego Rosa, un piemontese anche lui come Fellini. È proprio così Andrea, perché anche la Sanremo è stato grande protagonista della lunghissima fuga, un ragazzo con grosse prospettive perché è un corridore completo, va forte sia sul passo, va forte in salita, va forte in discesa, e quindi io consiglio a tutti i ragazzi di cimentarsi non soltanto al ciclismo su strada ma anche alle discipline come il ciclocross e la mountain bike. E intanto lo sforzo di Mazzi, la pedalata legnosa per lui, comunque merita sempre un applauso, perché è stato tutto il giorno, no, perché era solo al mattino questa semitappa, però tanti chilometri con il vento in faccia da solo, quindi merita un applauso, e adesso finisce la sua avventura. Quindi gruppo compatto si può dire in questo caso, con un gruppo che si prepara a piombare su Gatteo. È il momento dell'aggancio, ma anche una soddisfazione per la sua squadra Udense il Nord, la squadra di Fabio Bordonali e Franco Gini. Quindi quando mancano circa 17-15 chilometri c'è stato l'aggancio proprio da parte del gruppo a Mazzi, quindi finisce l'avventura per Mazzi, che comunque in virtù dei suoi passaggi sui Gran Premi della Montagna, sia il primo che il secondo, è lui il leader della speciale classifica. Intanto aumenta la velocità, ci si avvicina sempre di più a Gatteo, dove è posto il rettilineo d'arrivo. Sempre la Androni che si fa carico del lavoro, adesso è Jairo Ermetti. Per lui tanta pista in carriera, praticamente ha diviso la sua attività tra la pista e la strada, un ottimo corridore Jairo Ermetti in questo momento, e lui a fare l'andatura per l'Androni Venezuela. Sì, un bel corridore sempre in testa al gruppo, capace di tirare per più chilometri,
con una media di 45-50 km orari, veramente un bel gregario. Sono tutti i compagni di squadra che stanno lavorando adesso in questo momento da parte di i compagni di squadra di Gavazzi e Filline. Pellizzotti anche, abbiamo visto spesso in testa al gruppo, il campione italiano su strada, ma chiaramente il suo pensiero è riservato tutto al Giro d'Italia. Sella, Gil Martinez, Rubiano Chavis, Hermedi e Rosa sono questi che stanno lavorando per i compagni di squadra Gavazzi e Filline. Intanto abbiamo visto il cartello dei meno 10 al traguardo, situazione quindi. Intanto qua li abbiamo visti inquadrati, ce li ripropone Pietro Sollecchia, sono Caruso e Moser, sono in coda al gruppo che parlano tra di loro. Ecco qua, Moser e Caruso, due attesi protagonisti di questa settimana internazionale, Coppi e Bartali. Tra l'altro loro due sono due giovani promettenti, Caruso un corridore già fatto e finito per poter dire la sua sulla corsa di tre settimane, e Moser è tutto da scoprire, questo giovanissimo ragazzo che ha già fatto vedere grandi qualità sia da under 23 che nel suo primo anno e qualche mese da professionista. Eh sì, è proprio così. Caruso ha la possibilità quest'anno con la Cannondale di provarsi anche per quanto riguarda le gare a tappe, e questa potrebbe essere una delle grandi occasioni per lui, ma chiaramente l'astro nascente del ciclismo italiano ha fatto già presa sul grande pubblico e Moreno Moser, dopo la spettacolosa vittoria delle strade bianche, ma soprattutto io ho ammirato Moreno Moser anche per il grande lavoro che ha fatto sul poggio in appoggio a Sagan. Mentre per quanto riguarda Ima Basso, questa mattina ho scambiato due parole con lui, gli ho detto: Ivan, il tuo pensiero è soltanto riservato al Giro d'Italia, uno dei grandi favoriti del prossimo Giro d'Italia. Ivan Basso che quest'anno si augura di arrivare senza inconvenienti, inconvenienti che l'hanno accompagnato nelle ultime due stagioni alla preparazione e del Tour e del Giro d'Italia, inconvenienti che hanno poi dovuto costringere il campione varesino a fare una rincorsa che non l'ha portato al meglio né all'appuntamento del Tour de France né all'appuntamento del Giro d'Italia. Intanto si vedono proprio le maglie verdi della Cannondale lì davanti. L'andatura è sempre elevata, ma non come prima. Infatti vedete che altre squadre sono andate ad aggiungersi al treno dell'Androni Venezuela. Insomma, ci si prepara allo sprint e questa è una tappa particolare, perché quando le tappe sono così brevi ci sono anche corridori che possono venire fuori con le loro qualità da sprinter, non avendo accumulato la fatica che di solito si ha dopo 150-160 km. Insomma, in una semitappa di 99 km, è vero ci sono state due salite, però la vita cambia e cambia parecchio, e quindi i valori possono essere differenti. Sì, è proprio così, chiaramente sono queste semitappe così corte di 90 km adatte a più corridori. È da segnalare che tra l'altro questa è l'unica giornata per quanto riguarda i velocisti, questa prima semitappa, perché dal pomeriggio c'è questa cronosquadra e poi le altre quattro tappe a seguire sono tutte tappe impegnative per corridori che vanno forti in salita, scattisti, passisti, quindi saranno tagliati fuori i velocisti. Oggi è l'unica giornata per loro. Intanto Raffaele Iannibello sulla moto guidata da Vincenzo Di Nuzzo ci invece trasferisce con le immagini al retro del gruppo, immagine bella perché rende bene l'idea della velocità che sta sviluppando il gruppo in questo momento. Vedete, chiude la fila con il dorsale 44 Ignatenko, mentre invece con la telecamera di Francesco Scrimola sulla moto guidata da Nazareno Agostini siamo sulla testa della corsa e vedete i compagni di squadra di Ivan Basso, con Ivan Basso che da sempre ama correre nelle prime posizioni del gruppo, un Ivan Basso che difficilmente si fa sorprendere in caso di cadute in corsa nelle ultime posizioni, sempre bene, naturalmente fa lavorare i suoi compagni di squadra, abbiamo visto Longo Borghini lavorare tanto per Ivan Basso nell'occasione, mentre invece continua il lavoro di Jairo Hermeti con tutta l'Androni Venezuela, Emanuele Sella in seconda posizione, grande lavoro da parte dell'Androni Venezuela. È importante soprattutto nella parte finale, in attesa dei 3 km all'arrivo, che le squadre favorite, le squadre più importanti stiano in testa al gruppo, onde evitare le cadute che sono sempre all'ordine del giorno, soprattutto nella parte finale. Sappiamo che in caso di una caduta nel gruppo a 3 km all'arrivo il tempo viene neutralizzato e per cui adesso cercano di stare tutti in testa al gruppo.
E abbiamo visto palesarsi anche nelle prime posizioni, cercando di fare un treno antagonista, anche le maglie della Ceramica Flaminia Fondriest, la squadra che vede Filippo Baggio come velocista, maglia bianca e pantaloni blu per la Ceramica Flaminia Fondriest. E intanto però non sembra che ci sia possibilità per altre squadre di andare a dettare il ritmo, perché è sempre situazione saldamente in pugno per l'Androni Venezuela. E infatti adesso è aumentato il ritmo, siamo intorno ai 50 km orari, la squadra è tutta schierata in fila indiana. È vero, parlavi della Ceramica Flaminia Fondi, è stato un bel ritorno, tornata quest'anno come continentale, la squadra di Roberto Marroni è mancata un paio d'anni, ricordiamo con una grandissima vittoria di Filippo Simeoni proprio con questa squadra al campionato italiano che si è svolto a Bergamo, una grande vittoria, anche una grandissima soddisfazione per questa squadra, un ottimo ritorno soprattutto per quanto riguarda come è stata impostata la squadra, una squadra di giovani diretta dall'ex professionista Simone Borgheresi. E adesso è cambiato lo scenario in testa al gruppo, la United Healthcare Pro Cycling Team con Benjamin Day che sta facendo l'andatura, e quindi ci sono tutti i corridori della squadra americana nelle prime file per lanciare la volata. Vediamo però che subito dietro di loro, e mancano ancora parecchi chilometri all'arrivo, quindi non siamo ancora nelle fasi conclusive di questa volata, c'è questo cambio, ma vedo gli uomini dell'Androni Venezuela sempre lì in fila indiana, mentre risalgono nelle prime posizioni del gruppo anche altre squadre. Insomma, inizia a farsi duro il gioco, ma vedete dopo la sparata di Benjamin Day che adesso muove il gomito, ma si volta e non c'è più il suo compagno di squadra, ma c'è il lavoro sempre dei corridori, dei compagni di squadra dell'Androni Venezuela. 78 proprio Rosa. Sì, Diego Rosa. È il momento suo, è un momento tra l'altro è anche gasato soprattutto dalla lunghissima fuga della Milano Sanremo, si è fatto conoscere dal grande pubblico, quindi l'entusiasmo alle stelle. Diego Rosa, Bologna Raticosa, la sua prima vittoria da Under 23, una gara che purtroppo quest'anno per problemi economici non prenderà luogo. Intanto con la coda del gruppo e naturalmente si tirano i freni, una delle rotonde di avvicinamento proprio al traguardo di Gatteo. Gatteo che prende il nome, non c'entra niente gatti e felini, ma il nome di Gatteo deriva da Castrum Cattei, perché qui naturalmente è storia ed è noto, si fermò l'esercito di Cesare, il famoso Alia Iacta Est di Cesare, quando passò con le sue truppe il Rubicone per andare a prendere possesso di Roma e trasformarla da Repubblica in quello che poi divenne un impero. E Cattei, tale Cattei, si fermò proprio in questo luogo con un accampamento, poi nel 400 lì è sorto un castello che esiste tuttora a Gatteo, e quindi da lì deriva il nome di questa cittadina romagnola. E intanto proprio verso la cittadina romagnola, a grande velocità si può dire così perché è proprio, si sta avvicinando il gruppo multicolore di questa settimana internazionale Coppie Bartali, 3 km al traguardo, 3000 metri, rotonda a destra presa dall'Androni, a sinistra presa da altri corridori, vediamo chi ha fatto più strada, chi ha fatto meno strada, e sono ancora, intanto Diego Rosa riceve il cambio da un suo compagno di squadra ed Emanuele Sella che adesso si incarica lui di tenere alta l'andatura. Naturalmente è Gavazzi il corridore deputato a fare la volata, Jairo Ermeti in seconda posizione, Felline e Gavazzi, davanti a Felline c'è il vincitore di una tappa del Giro d'Italia l'anno scorso che vive a Renazzo, non Collazzo come ho detto l'ultima volta in telecronaca, ovvero Rubiano Chavez. Sì, è Sella che sta veramente dando tutte le ultime energie che gli sono rimaste, di nuovo i suoi compagni di squadra, quindi la squadra ancora è compatta nonostante il grandissimo lavoro che ha fatto nella parte finale. Adesso si stanno formando due treni in questo rondò, alcuni hanno preferito la corsia di destra, altri di sinistra, ma riprende la testa l'Androni Giocattoli. Jairo Ermeti, 2 km al traguardo, sempre più veloce, sempre più in fila il gruppo. Intanto Pietro Sollecchia ci mostra questo passaggio
con l'abilità di questi ragazzi ad andare in bicicletta. Jairo Ermetti che va a saltare sul marciapiede per tagliare al meglio la rotonda. Grande velocità si prepara l'Androni Venezuela a lanciare al meglio Mattia Gavazzi, che quest'anno è stato straordinario al Tour de San Luis, perché è partito in una volata che ha segnato il suo ritorno, di questo ragazzo la cui storia abbiamo narrato profondamente in una delle prime puntate di Radio Corsa. Attenzione con la caduta, coinvolto vediamo Camano del team Netapp, abbiamo visto anche Christopher Jones, dorsale 116 della United Healthcare. Ci segnala anche la presenza di Rocchetti in questa caduta. Caduta quindi per il gruppo, tutta in fila indiana, tutta unita. Ecco qua intanto Dolorante, il corridore Camano della Netapp, e intanto non si curano, stanno pensando solo ad arrivare al traguardo più veloce possibile. Gli uomini dell'Androni Venezuela, gli uomini di Gianni Savio, stanno preparando ultimo chilometro, 1000 metri adesso, e intanto vedete la velocità con il gruppo che si è spezzato in due tronconi proprio per quella caduta alla rotonda. Vediamo anche maglie della Bardiani CSF che si affacciano in cima, ma non c'è niente da fare, si entra nel centro abitato di Gatteo. Siamo prossimi ed ecco ancora con il corridore dell'Androni Venezuela davanti a tutti, con e Fabio Felline. Felline Fabio che Felline prende agli ultimi 700 metri, tenta un attacco da finisher. Felline, ultimo uomo per Mattia Gavazzi, naturalmente quella caduta ha scombussolato tutto, e allora siamo con l'inquadratura fissa e dovrebbe sbucare proprio lui. Fabio Felline ha un vantaggio di circa 30 metri sul gruppetto che è al suo inseguimento. Tra l'altro in prima posizione c'è anche il suo compagno di squadra Gavazzi. Fabio Felline ancora testa bassa, continua a pedalare bene. Fabio Felline ormai è sua. Fabio Felline con Gavazzi secondo. Insomma, un trionfo dell'Androni Venezuela in questo finale segnato, vedete proprio il resto del gruppo che arriva adesso dalla caduta di tra gli altri Camano e Jones, e quindi un finale che l'Androni ha visto e vissuto da protagonista sia nella preparazione sia come esito finale. Primo Fabio Felline e secondo Mattia Gavazzi, con terzo mi sembrava un corridore Bazzana, se non ho visto proprio male. Alessandro Bazzana, sì Andrea, Alessandro Bazzana, 28enne, quindi un trionfo da parte dell'Androni Giocattoli da segnalare. Felline a un secondo, 73 corridori, quindi il primo gruppo composto da 73 corridori. Possiamo dire arrivo solidario, un secondo da parte di Felline, una grandissima vittoria, ha dimostrato, è un ragazzo proiettato anche lui a un grande futuro, un ragazzo completo, con ampi margini di miglioramento, perché si difende bene anche in salita. Fabio Felline, Milano Sanremo sfortunata per lui, perché tagliato un po' fuori dalla caduta di Ferrara, ha perso il passo dei migliori alla Cipressa e poi non è riuscito più a rientrare nel gruppo dei migliori, complice anche il fatto che la giuria aveva bloccato le macchine. Gianni Savio contento e sorridente, grande doppietta per lui, tra l'altro ci tenevano in particolar modo a fare bene in queste che sono un po' anche le loro zone. Intanto va a vestire la maglia di leader Fabio Felline, il giovane piemontese, invece Mazzi meritatamente va a vestire la maglia di leader dei Gran Premi della Montagna, il protagonista della lunga fuga di questa semitappa. Fa il pieno di maglie, Felline è miglior giovane ma anche leader della generale, leader della classifica a punti. E adesso lo vediamo intanto con Adriano Amici, l'organizzatore di questa settimana internazionale del Coppio Bartali, che si complimenta con lui. Adesso lo sentiremo proprio al nostro microfono, il vincitore di questa prima semitappa della Coppa Coppi e Bartali. Eccolo, lo vediamo sul podio, sentiamolo. Fabio Felline ha rotto il ghiaccio, splendida vittoria. Ma sì, diciamo che era un 15 giorni che pedalavo bene dopo una ventina in cui non stavo per niente bene. Già domenica a Sanremo avevo delle buone sensazioni, però la giornata e qualche inconveniente non mi ha permesso comunque di giocarmela fino in fondo. Oggi siamo partiti, era la classica semitappa dall'esito scontato, sapevamo che la volata la doveva fare Mattia, infatti alla fine quando ci siamo guardati abbiamo visto che c'era lui, non c'è stato nessun dubbio, cioè io ho detto Mattia, io sono l'ultimo uomo, tiro e tu fai quello che devi fare.
E poi le cose a volte vanno in un modo, a volte in un altro, oggi sono andate bene per me. Ecco, com'è nata questa volata? Ah, è nata che io ero davanti, quindi non so bene, però da quello che mi ha spiegato, io quando ho dato il cambio l'ho dato molto forte. Mattia mi ha fatto un po' il buco, dopo che ho fatto la rotonda oltretutto ho guadagnato altri metri, però io non mi sono mai accorto di essermi sganciato, quindi io andavo a tutta per lui. Quando poi mi sono voltato e ho visto che non era una ruota, ho detto vado ancora più a tutta e basta, e fino all'arrivo a testa bassa. Quindi sai, è stata una vittoria un po' particolare, però forse per come è venuta è stata quella più bella. Grazie. Bello il sorriso di questo giovane Fabio Fellini, eccoci tornati con le immagini in diretta, settimana internazionale del Coppio Bartali che nel primo giorno raddoppia, quindi rimanete con noi, ci fermiamo solo qualche istante e poi insieme andiamo a scoprire le immagini della questa cronometro a squadre particolari. Intanto Pietro Sollecchia ci ripropone l'arrivo straordinario di Fabio Fellini, andiamo a vedere se Fabio Fellini con i suoi compagni nel pomeriggio è riuscito a mantenere la maglia, quindi a tra pochissimi secondi. Internazionale Coppio Bartali, abbiamo visto la semitappa del mattino con la vittoria di Fellini, leader, e adesso andiamo a vivere, mentre cala il buio su Gatteo Mare, la cronometro a squadre. Cronometro a squadre che abbiamo definito atipica perché è un'idea di Adriano Amici, ovvero spezzare le squadre in due, quattro nel gruppo A, chiamiamolo così, e quattro nel gruppo B. E praticamente è come se ogni squadra si fosse sdoppiata, perché il tempo della squadra A non va minimamente a intaccare il tempo della squadra B, sono due entità diverse. Quindi adesso vediamo la squadra A della Cannon alla partenza, il tempo che effettueranno Moser, Caruso, Longo Borghini e Ivan Basso sarà totalmente slegato da quello che faranno poi i loro compagni quando partiranno nel gruppo successivo. Quindi un'idea di Adriano Amici, perché i direttori sportivi a questo punto devono decidere, i leader che vogliono fare la classifica, come farli correre, ovvero con che composizione di squadra e soprattutto prima o dopo. Sì, guardando prima le previsioni del tempo, infatti qui vediamo proprio la prima partenza, cioè la partenza che abbiamo visto in precedenza di una delle squadre favorite, con Basso, Caruso, Moreno Moser e Paolo Longo Borghini, è una delle squadre favorite dal momento che Basso a cronometro va quando vuole, Caruso anche lui in ottima condizione, Moreno Moser, questa è una sua specialità, e il Paolo Longo Borghini, un grande passista. Dobbiamo dire che anche oggi purtroppo la cronosquadra sarà condizionata da mal tempo. Intanto vediamo con piovere proprio la partenza della Vini Fantini e vediamo anche gli ombrelli aperti in partenza, perché se nel pomeriggio non c'era il brutto tempo, questo si è palesato proprio con l'inizio di questa cronometro squadre atipica. Sì, Vini Fantini sei l'Italia con Stefano Garzelli, Matteo Rabottini, Mauro Sant'Ambrogio e Fabio Taborre, i quattro corridori più forti della squadra, quindi anche per loro penso oggi una grandissima cronosquadre potrebbe essere un ottimo risultato per essere favoriti, soprattutto con il corridore più in forma, Mauro Sant'Ambrogio, rivelazione di questo inizio di stagione. Con le immagini siamo alla Cannondale che nel gruppo B ha scelto di partire con la squadra dei suoi uomini deputati a fare la classifica, ma guardate questa rotonda come viene affrontata dagli uomini a Cannondale, praticamente da fermi. Perché? Perché naturalmente hanno perso 3 secondi, si vuole pregiudicare la cronometro con una caduta, poi in 4 è ancora più dura, anche se non è una cronometro lunga. Intanto la nostra moto di ripresa si ferma per aspettare l'arrivo dell'Androni, l'Androni Venezuela del gruppo B, in cui si vede con il dorsale 71 di questa squadra Pellizzotti, insieme a lui Fellini, Sella e Rubiano Chavez, che è stato protagonista di un dritto a una rotonda e quindi pregiudica un po'. Intanto qua vediamo i tre della Fantini, perché non c'è Garzelli probabilmente un problema per lui, e quindi gli uomini della Fantini dovranno fare questi 11 km 200 metri senza il supporto di Stefano Garzelli. Sì. Mentre invece l'Androni si è fermata per attendere Rubiano Chavez, che era andato per la tangente a una rotonda. Sì, l'Androni con Franco Pellizzotti, Fabio Fellini, Emanuele Selle, Angel Miguel, Rubiano Chavez,
i cambi sono perfetti, sono rimasti ancora in quattro, quindi chiaramente la squadra è compatta, mentre sfortunata è stata in questo momento la Vini Fantini sia l'Italia, perché con la perdita di un compagno di squadra subito dopo la partenza, un grosso handicap con i tre corridori che vediamo in questo momento, fortissimi sia Matteo Rabottini, ricordiamo la grande vittoria di Resinelli al Giro d'Italia, Mauro Santambrogio e Fabio Taborre. Ecco qua i tre della Vini Fantini che danno tutta in questo momento a tirare, Matteo Rabottini, poi dietro di lui con il 68 era Taborre e poi Santambrogio. Invece torniamo con le immagini alla Cannondale che sta facendo un ottimo tempo. Cannondale che naturalmente punta a vincere questa settimana internazionale Coppie Bartali, e vedete con le immagini della nostra telecamera le goccioline, e qua siamo all'arrivo della Cannondale con Moreno Moser davanti a tutti, lo vedete, Moreno Moser che va a tagliare per primo il traguardo, ottimo il tempo, 13, 20 e 97 per la Cannondale, non era errato il grafico. Borghini ha fatto un grande lavoro e nel finale si è riposato, si è staccato, perché il tempo va preso sui primi due, quindi al passaggio di Ivan Basso si è fermato quel 13, 20 e 97 il tempo della Cannondale, miglior tempo, sono partiti per secondi. Adesso l'arrivo invece dell'Androni Giocattoli, Androni Giocattoli, eccoli qua, anche loro arrivano in tre e vediamo 13, 46 e 27, quindi dietro di 24 secondi. Ecco qua lo sprint finale dell'Androni Giocattoli. Grande grinta da parte di questi corridori. Con l'Androni Giocattoli che va a chiudere, quindi l'abbiamo detto, il tempo di questa formazione dell'Androni Giocattoli 13 e 46. E intanto ecco che arriva la Vini Fantini. Vini Fantini all'arrivo. Naturalmente prima abbiamo visto delle squadre in gara, adesso stiamo vedendo gli arrivi delle altre squadre, quindi questa è la seconda squadra della Vini Fantini, non quella che avevamo inquadrato come in precedenza. Bravo, l'arrivo infatti, non era dell'Androni che avevamo seguito durante la gara, ma è l'arrivo della seconda squadra. La è composta da Proni, Merlo, Carretero e Monsalvo. Quindi e Monsalve. Intanto con la partenza il team NetApp che soprattutto nella sua formazione che vediamo inquadrata in questo momento è molto attesa, perché c'è Barta e l'anno scorso Jan Barta si è fatto proprio conoscere al grande pubblico internazionale vincendo la settimana internazionale Coppie Bartali in virtù della grande cronometro squadra fatta dalla sua squadra e in virtù anche del fatto che fece una strepitosa cronometro individuale in quel di Crevalcore che gli consegnò proprio la vittoria. Intanto l'Astana Pro Team in questo momento inquadrato, vediamo con il dorsale 31 Kessiankov, ecco con il 31, con il numero 32 Uffam e con il 33 Ganchert. Intanto all'arrivo della NetApp, ottimo il tempo della NetApp, ricordiamo che da battere c'è il 13-20-97 della Cannondale di Ivan Basso, non è però sufficiente per 3 secondi, 13-23, quindi rimane in testa la Cannondale. 13-23 e 67, proprio Jan Barta a bocca spalancata che va a tagliare il traguardo di Gatteo Amare. E quindi nulla da fare, rimane in testa la Cannondale del gruppo B, ovvero i primi a partire. L'Astana sono già partiti in tre e arrivano in due i corridori del team Astana, ecco che arriva il terzo. Ecco perché ci sono delle squadre che hanno sei effettive alla partenza, tra cui ad esempio l'Astana è tempo alto tra l'altro per il team Astana, e quindi hanno dovuto fare questa cronometro divisi in due terzetti, praticamente Ponzi, Kamyshev e Lutsenko in un terzetto, tra l'altro Lutsenko campione del mondo under 23 a Valkenburg, e Kessiakov, Uffman e Kangert erano l'altro terzetto. Intanto si susseguono gli arrivi, qui siamo la formazione dell'est al traguardo, la vediamo qua. 15 miglior
miglior tempo intanto per la formazione dell'Est, la Katiuscia, abbiamo sentito proprio dallo speaker, 13:15, straordinario, 13:15 per i giovani della Katiuscia che vanno a sopravanzare quindi la Cannondale. Sì, con Belkov, Cernyadyevskiy, Portsev e Vorobei, ex campione mondiale under 23 a cronometro. Sì, Vorobiev, grande talento, grande motore, come lui anche i suoi compagni di squadra, un bel coming. Intanto c'è da seguire questa prova della Lampre Merida, gli ultimi attesi al traguardo, una bella formazione quella fatta partire nel gruppo. Nel secondo gruppo da parte dei direttori sportivi della Lampre Merida, la formazione con Adriano Malori. Allora il tempo da battere è 13:15, tra l'altro sono i penultimi a presentarsi al traguardo, però sembra più alto il tempo di questo quartetto con Damiano Cunego, Ulissi e Malori e Pietro Polli, 13:26. Quindi il miglior tempo è del team Katiuscia dei giovani, un team Katiuscia che poteva contare su due ragazzi che hanno fatto primo e settimo nell'ultimo mondiale under 23, Cernyadyevskiy e Vorobiev, con Alexander Portsev che è un bel passista e Maxim Belkov che è un corridore in estrema forma. E quindi grande bella prestazione malgrado l'asfalto completamente bagnato. Poi andiamo a chiudere questa cronometro a squadre atipica lomana con la Loco Sphinx con 13:26, buon tempo, quinto tempo, mentre la Lampre ha fatto segnare il quarto tempo. Un ottimo tempo, la Lampre ha perso soltanto 3 secondi dalla Cannondale, quindi le due squadre favorite oggi si sono sfidate a viso aperto, ci sono questi 3 secondi di vantaggio da parte della Cannondale, soprattutto da parte di Ivan Basso, Caruso e Moser. Ed ecco il quartetto del team Katiuscia che festeggia e come vedete ci sono solo i 4 che hanno fatto parte di quella batteria vincente, Belkov, Cernyadyevskiy, Portsev e Vorobiev. E allora qua la consegna delle maglie, naturalmente cronometro a squadre, non c'erano Gran Premi a montagna, e allora ancora Mazzi va a vestire la maglia di leader della speciale classifica dei Gran Premi della montagna. Eccolo qua sempre con Adriano Amici che sente tantissimo le sue gare, Felline, Fabio Felline, maglia a punti per il giovane ragazzo piemontese proprio in virtù del successo. Ecco qua che stringe la mano, maglia a punti per Fabio Felline, ha rotto il ghiaccio, è importante per lui e questo è il nuovo leader della generale, Maxim Belkov, va a salire sul gradino più alto del podio. Per lui quindi la maglia rossa che contrassegna il leader, ma domani si è di nuovo in gioco. Sì, domani seconda tappa, Gatteo Sogliano a Rubicone, chilometri 162, 5 volte la salita di Ville di Monte Tiffi, altitudine 560 metri, pendenza media 7% con punta del 12, quindi una gara per corridori che vogliono vincere la settimana a Coppi e Bartali. E questa è la classifica generale, Belkov, Cernyadyevskiy, suo compagno di squadra a 2 secondi, Damiano Caruso a 5 secondi, Ivan Basso e Moreno Moser, naturalmente bello il tempo della Cannondale, l'abbiamo visto nelle prime posizioni, ma sono tutti racchiusi. Poi tra l'altro una settimana Coppie Bartali che presenta tante montagne quest'anno, tutte da seguire, quindi ci sarà spazio anche per Pellizzotti, Garzelli, Cunego, insomma i grandi nomi di questa settimana internazionale Coppie Bartali che abbiamo iniziato a raccontarvi questa sera e che proseguiremo per tutta la settimana. Io ringrazio Pietro Sollecchia per la regia, grazie a Gigi Sgarbozza per il commento tecnico e quindi l'appuntamento fisso per questa settimana fino a domenica con la settimana internazionale Coppi e Bartali. Leader Maxim Belkov, vincitori delle tappe di oggi, al mattino Fabio Felline e al pomeriggio il team Katiuscia. Buona serata, anzi visto il buio quasi un buonanotte mi verrebbe da dire a tutti voi.